Ciao, come va? Allora, questo è il solito video bla bla bloso, però volevo parlarvi di due o tre cosette e mostrarvi più che altro due o tre cosette. E cioè, sto preparando i nuovi soggetti ad acquerello, quindi sto facendo un po' di studi ad acquerello e sono i soggetti che poi penso che utilizzerò nei miei tutorial prossimamente. E quindi volevo chiedervi se, secondo voi, se vanno bene, se avete delle richieste particolari, se insomma siete proprio voi interessati a imparare a dipingere una cosa specifica, provate a chiedermi, provate, non è detto che sia in grado anch'io. E niente, e quindi volevo un pochino mostrarveli. Su Facebook avevo fatto la stessa domanda e qualcuno degli aficionados mi aveva risposto dicendo sì, che come preferenza ci sarebbero gli animali e i ritratti. E nell'effettivo io mi sto proprio cimentando nella figura umana, nello specifico la figura del bambino, perché finora ad acquerello non l'avevo mai affrontata. Però è veramente bello realizzarla ad acquerello, perché l'acquerello rende proprio bene, bene, bene l'incarnato, la pelle dei bambini, che è sottile, è trasparente quasi. E niente, quindi ho preso da internet un po' di foto di bambini, perché comunque io bambini piccoli intorno non ne ho. E i miei cuginetti più piccoli sono abbastanza lontani, quindi non ho modo andare in giro a chiedere a chi ha bambini se mi dà delle foto dei figli, forse non è molto carino, soprattutto di questi tempi. Anzi, se mi sequestrassero il computer, vedrebbero una cartella piena di foto di bambini. Potrebbe essere anche una cosa equivoca. E comunque ho preso un po' di primi piani di visi per studiare un po' di espressioni, quindi anche bambini che piangono, bambini che ridono, bambini con le manine così. Insomma, ho preso un po' di tutto, tra cui anche questa fantastica bambina incazzata. È bellissima! Vabbè, basta. E poi, vabbè, soprattutto bambini che corrono. Oppure bambini, sì, che saltano, così tipo, questi che cercano di ammazzarsi, questa che corre anche questi sulla spiaggia, così. Poi ho preso, poi soggetti un po' classici, qua c'è la ballerina, la bambina color sacchiotto. Bambini con i capelli rossi, perché io comunque ho un'adorazione per i capelli rossi, soprattutto questa è bellissima, questo soggetto. Poi ho trovato dei soggetti molto interessanti, per esempio questo. È tristissimo, però è molto interessante. E poi questo qua, che è quello che adesso vi mostro, questo tatottolo qua, cicciotto, con la palla rossa. Ok, questo praticamente è un soggetto che a me piaceva molto, e quindi cosa ho fatto? Ho prima studiato un po' con la matita e ho fatto questa cosa qua, e poi l'ho riprodotto in grande, perché comunque questo è piccolino, cioè, non vedrete mai, è piccolino, e sinceramente se devo fare una prova come prima prova senza avere una grande esperienza, sinceramente non ha senso cominciare da una cosina piccola, si prende una cosa un po' più grande, quindi l'ho riprodotto in grande. E l'ho dipinto. Qua non lo riuscirete, penso, a vedere molto messo bene a fuoco. Però, tutto sommato, non mi dispiace come primo esperimento. Vedete come rende bene l'acquerello l'incarnato della pelle? Perché la pelle dei bambini forse si vede abbastanza bene qua. No. No, non riuscite a vederlo con la webcam. Comunque, è tanto trasparente, ha tanti punti violacei, azzurrognoli, addirittura verdini, che l'acquerello rende proprio benissimo. Senza contare poi che l'acquerello rende molto bene le luci, perché la carta bianca che affiora sotto rende proprio bene. Comunque, dai, tutto sommato non mi dispiace. Poi ho fatto un altro pochino di ritratti, per esempio, ho fatto anche questo. Ovviamente questo lo lascio a matita. Sto facendo un po' di studi, ecco. Questo della bambina, quella con il fiore, che adesso lo colorerò. E la bambina, quella triste, quella che urla, che però non è venuta particolarmente bene, non mi soddisfa, quindi lo rifarò.
E basta, poi pensavo comunque di proporvi come, se, sempre se vi possono interessare, come soggetti, una cosa, questo sicuramente ve lo ripropongo, lasciate stare qua questa parte che è venuta malissimo, comunque la barca, la casettina, questa ve l'avevo già mostrata in occasione di un tutorial sulla carta, questo, l'uccellino nella neve. L'uccello ciompo, che mi piace, bello, gigione. E poi, vabbè, come animali, potrebbe essere il rospo qua, simpatico, no? Il rospo, ma comunque un animale vale l'altro, perché tanto non penso cambi molto. E poi pensavo anche comunque a soggetti floreali, quindi fiori, cose così. Fiori, piante. Fatemi sapere voi. Io penso che non ha... Sì, non cambia nulla da quale iniziare, però se arrivano delle richieste, insomma, per me va bene. Niente, un bacione e buona settimana. Ciao!